Antonio Ingroia e Pietro Grasso a pochi metri di distanza, una rivalità che non è mai stata velata. Beh, diciamo, una rivalità che si è affermata quando eravamo tutti e due magistrati e oggi quando tutti e due facciamo politica, ma sempre molto diversi e molto distanti. Da magistrato io sono sempre stato fedele al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, mentre Grasso è sempre stato molto cauto nei confronti della politica e la politica è stata molto indulgente nei confronti di Piero Grasso, che infatti ha fatto carriera come magistrato anche grazie ai favori del governo Berlusconi. E in politica Grasso ha preferito farsi scegliere e adottare dai partiti di professionisti della politica come il PD di Bersani prima e Liberi Uguali ancora di Bersani e di D'Alema oggi, io prima con Rivoluzione Civile e oggi ancora di più con la lista del Popolo della Costituzione, sempre dalla parte dei cittadini, senza testa di partito, senza potere, dalla parte della Costituzione per cambiare veramente il Paese. Lei lo ha definito come non di sinistra e l'anticaselli. Beh, io ho detto che mi sembra paradossale che venga presentato come leader della sinistra chi voleva dare un premio al governo Berlusconi per i meriti nella lotta alla mafia, lo stesso Berlusconi che aveva come braccio destro Marcello Dell'Utri e aveva in casa lo stalliere di Arcore Vittorio Mangano. E anticaselli perché proprio il governo Berlusconi con una legge ad personam lo favorì facendo scavalcare Caselli che aveva più numeri, meriti e qualità per diventare procuratore nazionale antimafia. Grasso l'è diventato soltanto grazie alla politica e a quella politica. Sono le ultime ore per convincere gli indecisi. Noi diciamo a quegli indecisi che sono addirittura indecisi di votare perché non hanno più fiducia nella politica, non hanno fiducia nei partiti, non hanno fiducia nel voto, che noi siamo l'unica alternativa all'astensione, noi siamo l'unica alternativa per tornare a appassionarsi a una politica che promuove la partecipazione personale e diretta dei cittadini senza testa di partito. Partigiani della Costituzione, paladini della Costituzione e, come diciamo noi, visto che abbiamo inaugurato il movimento La Mossa del Cavallo, cavalieri della Costituzione.